Buongiorno amici e ben ritrovati, io sono Stefano Scatena, psicologo e psicoterapeuta. Oggi parleremo di un disturbo che purtroppo nel momento in cui giro questo video, nel marzo del 2022, sicuramente avrà un grande incremento nel mondo, soprattutto in una zona particolare del mondo che, come sapete, è l'Ucraina, in questo momento gravemente colpita dalla guerra, dall'invasione russa. Che cos'è il disturbo post-traumatico da stress? È un disturbo che è stato molto studiato durante un'altra guerra terribile, quella del Vietnam, e soprattutto dagli psichiatri americani, che appunto hanno ritrovato questa sindrome con determinate caratteristiche e l'hanno denominata in inglese post-traumatic stress disorder, PTSD, disturbo post-traumatico da stress, appunto. È un disturbo relativo a gravi traumi che ha delle caratteristiche ben precise e che si prolungano per più di un mese dopo l'evento traumatico. Ci sono altri disturbi che derivano da gravi stress. Il più famoso è sicuramente il disturbo acuto da stress, molto comune di fronte a un divorzio, di fronte a un incidente stradale. Anche noi, che per fortuna non viviamo una guerra, possiamo sviluppare a seguito di uno stress molto forte questo tipo di disturbo. Il disturbo post-traumatico da stress invece è differente. Può avvenire, può nascere, può sorgere quando una persona vive personalmente o è testimone di una grave minaccia per la vita, quindi appunto una violenza sessuale, un grave incidente stradale, la perdita di una persona cara o comunque in maniera cruenta. E quindi, come potete immaginare, è un tipo di disturbo che si sviluppa con grande facilità in ambienti dove c'è guerra. Nel disturbo post-traumatico da stress si presentano dei sintomi molto chiari, per esempio l'intrusività del ricordo traumatico. Quindi la persona che ha subito questo gravissimo stress, dove è stata messa a repentaglio la propria vita o ha assistito a una grave violenza o alla morte di un'altra persona, ha una continua intrusione del pensiero, del ricordo e delle emozioni associate a quell'evento traumatico. Oltre questa intrusività è presente anche un ritiro, quindi la persona che ha subito il trauma evita quanto più possibile, sia in maniera consapevole, sia molto più spesso in maniera inconscia, tutte quelle situazioni che il cervello ha registrato come simili all'evento traumatico. Possiamo immaginare per esempio una persona che ha subito un'esperienza con un grave terremoto. A ogni più piccolo movimento della casa, anche lontana da una zona sismica, sicuramente c'è un tentativo di ritiro, di rassicurazione, di mettersi in sicurezza anche quando il pericolo ovviamente è cessato. Nel disturbo post-traumatico da stress sono presenti anche incubi durante la notte, spesso con un contenuto identico o molto simile a quello di origine traumatica. È un disturbo molto grave che può addirittura segnare l'intera vita di una persona se non curato. Ma come si può affrontare uno schema neuronale che si viene a sviluppare per esperienza all'interno del cervello e che produce quindi la massima reazione di arousal, cioè di attivazione di fronte a qualunque situazione o anche nei primi tempi lontana dalla situazione traumatica perennemente nella vita della persona? Esiste la psicoterapia psicodinamica, che è particolarmente adeguata, la classica psicoterapia di origine diretta da quella freudiana, per capirci, e che mira a rinarrare il trauma. Spesso le persone che hanno assistito a un evento così terribile o lo hanno vissuto sulla propria persona spesso hanno dei quasi deliranti sensi di colpa per aver anche addirittura provocato la situazione temuta, quando invece non c'è nessuna responsabilità da parte della persona che l'ha vissuta. E quindi la psicoterapia dinamica tende a rielaborare il trauma che la persona ha vissuto. Esiste anche l'EMDR, la famosa psicoterapia che sta andando molto in voga e che tramite il movimento oculare riesce a modificare la rielaborazione del contenuto traumatico, e soprattutto la psicoterapia cognitivo-comportamentale
che mira alla modifica dei pensieri, alla modifica dei comportamenti che possono produrre una sensazione di maggiore benessere, di elaborazione del trauma e di ritorno ad uno stato di tranquillità, pur se la ferita rimane. A mio avviso, la psicoterapia integrata nei casi di disturbi post-traumatici da stress è sicuramente una grande freccia nel nostro arco, perché utilizza le varie tecniche, sia delle MDR, sia della terapia cognitivo-comportamentale e sia le teorie psicodinamiche, per affrontare su più lati l'aspetto traumatico da rielaborare. E quindi, cari ragazzi, sperando che questa guerra, dal momento in cui giro il video, termini presto e poi correremo, credo, ad aiutare le persone che purtroppo si stanno ammalando in questi giorni di questa terribile nevrosi, si direbbe un tempo. Oggi invece lo riconosciamo come un disturbo addirittura che modifica ovviamente la costituzione cerebrale. Io vi invito intanto a iscrivervi a questo canale YouTube e sul mio canale Facebook, Instagram e TikTok per seguirmi con altri dibattiti, altri video di psicologia, di attualità e di scienza. Ciao da Stefano Scatena.